Ore di Rosà. L'assessore regionale alla disabilità viene a conoscere Beatrice e il sogno continua. Prossima tappa, Roma. Domani il CONI deciderà quale sarà la candidatura italiana per i giochi invernali del 2026. Cortina sfida a Torino e Milano. Erbacce e abbandono soffocano le mura. Un brutto biglietto da visita per chi arriva a Bassano. Maturando fa pipì dal ponte e posta l'impresa su Facebook, rischia 10.000 euro di multa. Il video nelle mani della municipale. Una donna in bici è stata investita da un'auto lungo la centrale via Roma a Breganze. Vento violentissimo fa volare in strada indumenti e borse, un bambino e un uomo colpiti da un ombrellone a Cittadella. Edizione di Bassano dei notiziari di Rete Veneta, buonasera e ben ritrovati. In apertura, come avete sentito, parliamo di città accessibili perché il sogno di Beatrice ha di fatto conquistato il Veneto. Dopo l'annunciato provvedimento a sostegno dell'abbattimento delle barriere architettoniche, l'assessore alla disabilità in regione è venuta a Bassano proprio per conoscere Beatrice. E intanto il sogno di questa ragazzina sta per approdare anche a Roma. Vediamo. Il sogno di Beatrice è sempre più una grande realtà. Dai bisogni di una ragazzina è nato un movimento, fatto di interesse e curiosità, di nuovi assessorati alla disabilità. Il sogno di Beatrice è diventato un provvedimento regionale. E dopo l'annunciato sostegno a quei comuni che presentino un piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'assessore Lanzarin è arrivato anche a Bassano per conoscere colei dalla quale tutto è partito. Abbiamo accolto il tuo appello fatto con Rete Veneta e quindi abbiamo trovato un po' di soldini, li adesso li mettiamo a disposizione dei comuni per e poi daremo la pagella ai comuni. E poi ci sarà la pagella che evidenzia i comuni virtuosi e quelli non. Quei comuni che si dotranno del PEBA e quindi che avranno un vero e proprio piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche avranno più punteggi poi quando si tratta di finanziamenti di lavori pubblici. È partito da una piccola giostrina e poi via via si sono interessate altre amministrazioni da Cittadella, Rossano e mi auguro che adesso prenda piede in tutti gli altri comuni. Le città devono essere città per tutti, parchi per tutti, sport per tutti. Resta molto da fare, come Beatrice e mamma Valentina hanno fatto presente, dalle piscine accessibili ai protocolli per la somministrazione di medicinali a operatori sociosanitari o insegnanti, dal sostegno delle famiglie nelle quali uno dei genitori è costretto a rinunciare al lavoro, al loro bisogno di sicurezza per il domani del proprio figlio. Ma il sogno di Beatrice è forte e contagioso, mai fermo. Prossimo obiettivo, Roma e il ministro per la disabilità Fontana. E sotto la lente di Rete Veneta ci sono anche i parcheggi per disabili. Come vi abbiamo mostrato sabato, sono spariti per esempio quelli di Piazzale Trento. Siamo andati dunque in comune a chiederne conto. Piazzale Trento in pieno centro città, ricordate? Sabato siamo stati a verificare la situazione dei parcheggi per disabili e il posto riservato ai disabili è sparito. Di quello che c'era prima della colonnina per il pagamento dei biglietti per la sosta resta solo una sbiadita ombra di giallo. Vicino alle pensiline ci sono due segni gialli freschi di vernice. Peccato che siano destinati alle auto elettriche che dovranno ricaricarsi. Insomma, qui nessuno spazio è riservato alle fasce più deboli e ovviamente siamo andati a chiedere spiegazioni al vice sindaco Roberto Campagnolo. Con l'occasione della sistemazione quest'estate di quel parcheggio a Piazzale Trento con le due postazioni per le ricariche delle auto elettriche, che è un piano che stiamo portando avanti, rifaremo i parcheggi e quindi saranno poi ritracciati quelli specifici per disabili. Viene assicurato che i parcheggi per disabili in Piazzale Trento torneranno ad esserci? Sì, è una situazione momentanea, ripeto che però insomma d'estate, soprattutto con le scuole chiuse, solitamente si riesce abbastanza a trovare posto.
Trovare posto? Non ne sono proprio convinti i nostri telespettatori che, pur avendo esposto puntualmente sul parabrezza il tagliando azzurro, o non trovano parcheggio o lo trovano già occupato da chi non ne ha diritto. E ora che si fanno uscire i vigili per far rispettare la legge, passa anche la voglia di fermarsi. Chissà che le cose si sistemino presto, quindi. Si possono dar dei tempi per la realizzazione di questi nuovi parcheggi per disabili? Stanno lavorando, quindi presumo che entro l'estate si completi quella che è la... Adesso stanno tracciando anche nuovi parcheggi un po' in giro per la città, quindi finiranno anche lì. E noi andremo a controllare che a fine estate i nuovi stalli per disabili siano ben segnalati e visibili. Voltiamo pagina, parliamo di Olimpiadi, perché è vigilia, domani il CONI deciderà quale sarà la candidatura italiana per i giochi del 2026, i giochi invernali. Cortina dunque, sfida Torino e Milano. Olimpiadi invernali 2026 ormai è conto alla rovescia, perché domani al Foro Italico il CONI dovrà decidere quale sarà la località designata all'evento sportivo, e sul piatto il Veneto ha calato un pezzo da 90 che non si può ignorare: Cortina Dolomiti. Io sto con Cortina 2026 e tra l'altro la campagna lanciata da Rete Veneta a sostegno della candidatura della Perla delle Dolomiti per i giochi olimpici invernali, a supporto di quanto sta portando avanti il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Cortina è l'outside, ormai lo riconoscono tutti. Cortina è riuscita a porre una questione che è la questione di merito. O candidi una realtà come Cortina, che è il complesso degli sport invernali più grande d'Europa, dove le 15 discipline olimpiche si svolgono tutte in montagna, oppure candidi in una città metropolitana con i vantaggi e gli svantaggi di una città metropolitana. Uno per tutti, faccio l'esempio di Milano. Milano delle 15 discipline olimpiche, 5 le farà in città, e di neve lì non ce n'è tanta, è ghiaccio, 5 le farà nella montagna lombarda e 5, anche se non si dice mai, lo dico io, le farà in Svizzera, a St. Moritz. Che senso ha pensare di portare avanti una promozione di sport invernali olimpici valorizzando comunità che non sono italiane? E scusate se è poco, Cortina ha tutte le carte in regola. Pensi che se passasse Cortina si tornerebbe a un primato che non esiste più, diciamo questo caso dal 1994, di fare ben 7 discipline olimpiche addirittura nella stessa città candidata. Insomma, l'appello che lancia Zaia è che davvero si valutino esclusivamente gli aspetti tecnici. La scrematura tecnica ci deve essere. Noi abbiamo le Olimpiadi low cost, quelle che costano meno sono quelle di Cortina. Valorizziamo la montagna. Allora, se decidiamo che Cortina questo giro non va bene, per la montagna è finita, perché vuol dire che montagna non ha più futuro, non ha chance dal punto di vista dei grandi eventi. E torniamo a Bassano. Degrado, incuria, ma anche comportamenti illeciti minacciano la città. Cominciamo dunque dalle mura antiche, vediamo. Bassano, città d'arte. Bassano, città storica, meta turistica, con i suoi monumenti, le sue chiese, le sue mura antiche. Già, le sue mura antiche dovrebbero essere un biglietto da visita, un assaggio di tutte le bellezze che caratterizzano la città ai piedi del Grappa. Beh, dovrebbero, perché in Viale delle Fosse di bello da vedere c'è ben poco. Meglio, si riesce a vedere ben poco di bello, perché il bello è nascosto da erbacce, rovi, ciuffi impertinenti di infestanti e rampicanti. Tra i sassi, altro che storia, abbandono. E chi ci deve pensare? I turisti, forse? Ma volete che nessuno degli amministratori sia passato in questi giorni in Viale delle Fosse e non abbia visto lo stato d'abbandono e incuria in cui versano le storiche mura? La cosa che fa riflettere, poi, è che le porzioni di mura a ridosso di stabili privati sono perfettamente pulite e decorose. Lo abbiamo documentato, non ci si inventa nulla. Il resto è terra di nessuno. E l'amministrazione dov'è? Ce lo chiediamo noi, ce lo chiedono i bassanesi. E quasi sotto assedio anche il Ponte Vecchio questa volta, per una bravata che arriva proprio sul Ponte degli Alpini per festeggiare la maturità. Ma il giovanotto rischia fino a 10.000 euro di multa, sentiamo perché. Una ragazzata, ma piuttosto costosa, non se la caverà a buon mercato il giovane che ha scabbiato il Ponte degli Alpini per un bagno a cielo aperto. Il video con il filmato, nel quale si vede un ragazzo a volto oscurato urinare sul Brenta dal Ponte Vecchio, è ora nelle mani degli agenti della polizia locale di Bassano. Il responsabile rischia una pesante sanzione, dai 5 ai 10.000 euro.
Un gruppo di amici era giunto in centro storico per festeggiare la fine degli esami della maturità e dopo un giro di aperitivi la genialata del giovanotto dal parapetto del ponte e non contento ha pensato bene di postare il video in rete, poi rimosso, ma oramai il filmato è nei computer della polizia locale. Cambiamo argomento, parliamo di bilanci, bilanci in questo caso di ETRA che chiude il mandato con il segno positivo. I dettagli. Chiuso il mandato di ETRA in attesa del rinnovo delle cariche si danno i numeri, tra luci tante e qualche ombra, a cominciare dalle dimissioni del presidente del Consiglio di Sorveglianza, Cristiano Montagnier. Una scelta che rispetto, ma bisogna andare avanti e guardare avanti. Questa è una società che ha delle grandi ambizioni future e quindi adesso la parola passa ai sindaci per quanto riguarda le future nomine. Bisogna assolutamente però correre ai ripari e effettuare questa nomina. Bisogna correre, i tempi sono stretti, altrimenti il rischio è quello di avere una società paralizzata. Già risultati importanti raggiunti in questo quadriennio, 8 milioni di utili, un capitale sociale raddoppiato da 33 a 64 milioni e un patrimonio netto quadruplicato da 53 milioni del 2014 ai 191 del 2017. Indebitamento sceso da 84 milioni a 58 e un investimento per abitante nelle infrastrutture idriche più alto d'Italia. E questo l'abbiamo fatto mantenendo stabili le tariffe dell'idrico e riducendo le tariffe dei servizi ambientali. Ecco, questa è una società che oggi può vantare di produrre utili, utili che i sindaci poi destinano come meglio credono. Parola d'ordine, sicurezza. 43.000 sono le analisi che nel corso dell'anno 2017 sono state compiute sul servizio idrico, questo per garantire un'acqua sicura. Così come sicurezza sul lavoro, con la diminuzione di infortuni, 42 nel 2017 rispetto ai 44 del 2016. Cosa si punta adesso? Beh, adesso le sfide future sono dettate dal piano industriale che i sindaci hanno voluto, un piano industriale che vede una linea di sviluppo verso aggregazioni future. E un accenno alla possibile prossima ricandidatura. I numeri che oggi ho illustrato mi incoraggiano e mi pongono a disposizione dei sindaci, io ci sono, se i sindaci lo vorranno, insomma, i numeri hanno parlato. E ora torniamo alla tragica vicenda di Rosà. Il piccolo Kelly è morto per annegamento. Questo è l'esito dell'autopsia. Sentiamo. L'autopsia sul corpicino di Kelly Cuiate, il bimbo di 3 anni trovato morto giovedì nella Roggia Vica a Rosà, eseguita al San Bastiano dal medico legale Lorenzo Meloni, ha accertato che il piccolo è morto per annegamento. Una disgrazia dunque, a pochi metri di distanza dalla casa di San Lazzaro dove viveva il bambino assieme ai genitori e al fratellino di 1 anno e mezzo. Un dramma che lascia aperte ancora diverse incognite, tanto che, lo ricordiamo, la mamma è stata iscritta nel registro degli indagati per abbandono di minore, e su cui gli inquirenti stanno cercando di fare totale chiarezza, continuando nelle indagini, cercando di risalire anche a quelle persone che potrebbero avere visto il bimbo dirigersi da solo al corso d'acqua e non sarebbero intervenute per fermarlo o avvisare i genitori. E ora andiamo a Breganze, versa in condizioni gravissime una ciclista travolta questa mattina in centro al paese da un'auto. Breganze, si trova ricoverata in rianimazione in condizioni gravissime all'ospedale di Padova una 60enne del posto che stamattina è stata travolta da un'auto mentre procedeva in sella alla sua bicicletta lungo via Roma, diretta verso Tiene. Da una prima ricostruzione da parte della polizia locale nord-est Vicentino intervenuta per i rilievi, pare che il conducente dell'appunto, un 30enne di Malo proveniente da Sarcedo con direzione Breganze Centro, effettuando la svolta a sinistra per via Crosara, non si sia accorto della donna che stava sopraggiungendo. Un impatto tremendo. Necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato la ferita al nosocomio Patavino. Disagia il traffico per oltre un paio d'ore. Voltiamo pagina, occhio alle truffe che ora viaggiano anche online e la truffa può stare proprio dietro l'assicurazione auto. Vediamo. Occhio alle truffe, perché adesso bisogna stare attenti anche all'assicurazione RC Auto online. Comodissime, ma purtroppo a volte nascondono l'imbroglio. Mandiamo un messaggio a tutti di stare attenti quando si fanno le polizze online. In particolare c'è un sito il quale rilascia delle polizze dietro pagamento, ovviamente, e queste polizze poi risultano delle vere e proprie truffe. Non sono polizze, sono dei...
documenti fatti in fotocopia o comunque scannerizzati, il quale cambiano solamente i vostri dati. Ne sa qualcosa un automobilista che si è recata nei giorni scorsi alla sede di San Zeno dell'Unione Consumatori, perché sentite un po' cosa le è capitato. È stata fermata dalla polizia locale di Treviso, il quale gli ha sequestrato il mezzo con 1000 euro di multa. Lei con molta sorpresa ha detto: ma io è la seconda volta che faccio la polizza, era sempre andato tutto liscio. Ecco, stare attenti perché vi comporta anche dei guai di tipo amministrativo questo. Il presidente dell'Unione Consumatori, Antonio Tognoni, lancia un messaggio chiaro. Fare attenzione quando, una volta stipulato questo contratto, verificare sempre nel portale dell'automobilista sulle assicurazioni che la vostra targa sia inserita come copertura, come sia coperta dall'assicurazione. Una raccomandazione importante da seguire, che arriva da chi negli anni ha lavorato per la tutela dei consumatori, ma che oggi rischia di scomparire. Voci di corridoio danno infatti per incerto il futuro delle 15 sedi dell'Unione Consumatori del Veneto. 56 anni fa Giovanni Bellò diventava sacerdote, mentre le comunità di Romano e Sevonzo ricordavano la Madonnina del Buon Consiglio, protettrice della valle nella Prima Guerra Mondiale. Sacerdote da 56 anni, Don Giovanni Bellò si racconta e racconta, perché la seconda domenica di luglio, che coincide con la sua investitura, è anche la festa della Madonnina del Buon Consiglio, che nel violento periodo della Grande Guerra protesse la valle, e così ogni anno Romano e Sevonzo porgono i loro ringraziamenti. Ma quest'anno l'anniversario è più solenne, a 100 anni dalla fine del primo conflitto mondiale. 56 anni di sacerdozio, sono contento. Le due parole preferite questi due giorni sono gloria a Dio e grazie a te Signore. Mi sento contento, vivo, felice e attivo, e credo che non ho nessuna voglia di mollare per andare a fare il tappabuchi in giro. Don Bellò, figura sopra le righe, svela alcune sue conquiste spirituali. Lui per esempio sa di poter confessare ovunque e comunque. Confesso tanto, tutti i giorni. Credo che in questi ultimi 10 anni forse 3-4 giorni non ho confessato, e forse posso dire che confesso anche per telefono. Qualcuno ha criticato, anch'io direi, però io ho pensato: se uno dice una bestemmia per telefono è valida? E insegna, ma i genitori oggi troppo servizievoli nei confronti dei propri parvoli. Abbiamo i genitori, oggigiorno c'è una crisi tremenda, l'Italia è primato negativo di denatalità, 1,36, e i nostri genitori sono diventati un pochino i taxisti, i finanziatori, i bancomat, e i figlioli sono spariti. Pensiamo che Bassano l'ultima settimana, 3 ragazzi 11 anni colti con la droga, e mi domando: abbiamo tanti ragazzi abbandonati? Torniamo un po' all'umiltà, alla serenità, alla fede, alla pace. Calma, calma, questo Papa sta insistendo, pregate, pregate. Bene, ci mettiamo un pochino in ginocchio in preghiera e parlare meno. Ed ora appunto la cronaca dall'Alta Padovana, cominciamo da Cittadella. È stato fermato con un tasso alcolico 4 volte superiore al consentito. A finire nei guai nella notte tra sabato e domenica un operaio di 33 anni di Campo San Piero. L'uomo è stato bloccato dai carabinieri della stazione di Legnaro lungo la strada dei Vivai a Saonara mentre si trovava al volante della sua Toyota. Fermato è risultato positivo all'alcol test per un tasso 4 volte superiore al consentito. È stato quindi denunciato. A Cittadella invece paura in piscina, un vortice d'aria ha mandato all'aria borse e vestiti e colpito un uomo e un bambino. Un vortice d'aria si scatena su centinaia di bagnanti in piscina a Cittadella. Una manciata di secondi di vento violentissimo piegano ombrelloni, fanno volare in strada indumenti e borse. Molto materiale finisce sul tetto della struttura. Sono stati attimi di caos e paura quelli vissuti sabato pomeriggio nelle piscine del centro nuoto. Un uomo e un bambino sono stati anche colpiti da uno degli ombrelloni. Fortunatamente però non hanno subito ferite gravi. Ed ora la nostra programmazione. Stasera a partire dalle 21.15 torna la fortunata trasmissione Veneti Schiacciati. Vediamone dunque un'anteprima. Oltre l'indifferenza, questa sera parleremo di questa importante parola.
Ma saremo capaci di andare oltre l'indifferenza? Quanto può essere schiacciata un'anziana dalla luce, dalla corrente, avendo anche pagato le bollette? E l'università, lo sapevate che c'è l'università del volontariato? E gli ottoni, tutti di un fiato, cosa faranno questa sera? 21:15, Rete Veneta, canale 18, non mancate! Bene, il telegiornale di Bassano dunque termina qui. A tutti voi una buona serata, io vi lascio con le previsioni meteo per le prossime ore. Arrivederci! Di problemi all'udito? Affidati a Punto Acustico. Da oltre 20 anni si prende cura del tuo udito. Le previsioni per domani. Nella prima parte della giornata, sereno o poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio, nuvolosità in aumento a partire dalle zone montane, dove sarà possibile qualche rovescio o temporale. Temperature senza notevoli variazioni, salvo in montagna, dove le minime saranno in aumento e le massime in calo. Controlli gratuiti, soluzioni personalizzate e protesi di ultima generazione altamente tecnologiche. Scegli di sentire bene. Scegli Punto Acustico a Bassano.